Buonasera e ben ritrovati. In apertura di telegiornale siamo a Firenze, dove dopo anni di proteste dei vicini e dove si trovava una situazione igienica allucinante, questa mattina è stata sgomberata la baraccopoli di via Pietri. Vediamo Luca Lari. Ci sono volute ore di lavoro di ruspe e camion dell'azienda dei rifiuti per sgomberare la baraccopoli sorta negli ultimi anni in un terreno privato al termine di via Pietri alla periferia nord di Firenze. Dietro la mensa della Caritas, a pochi metri da case e attività commerciali, all'ombra degli alberi e nascosti da una fitta vegetazione, baracche e alloggi di fortuna erano stati messi in piedi da cittadini stranieri che hanno vissuto in condizioni igieniche fuori controllo. Infestate dagli insetti, con scarso riparo dalle intemperie, con una sorta di latrina a cielo aperto, le baracche sono state finalmente demolite e gli occupanti sgomberati. Noi oggi abbiamo dato esecuzione d'ufficio alla parte dell'ordinanza che ovviamente fa carico alla polizia, cioè lo sgombero dei senza fissa dimora che avevano in qualche modo creato una serie di baraccopoli qui all'interno come loro luogo abitativo più o meno stabile. Successivamente l'attività di bonifica e di messa in sicurezza compete alla proprietà e il comune subentrerà in caso di inadempienza della proprietà. Non sono tantissime le persone che hanno trovato rifugio in via Pietri, ma la baraccopoli era in piedi da lungo tempo. Abbiamo censito a seconda delle circostanze dalle 10 alle 20 persone, non sempre le stesse persone, in queste baraccopoli di fortuna veramente ai margini di ogni situazione di decenza anche per i diretti interessati. L'aspetto più difficile dello sgombero non è tanto il ripristino della sicurezza e dell'igiene dell'area, quanto la soluzione dei bisogni delle persone che vi si trovavano. Abbiamo proceduto come sempre con la metodologia che l'amministrazione giustamente vuole, per cui coloro che hanno chiesto l'assistenza da parte dei competenti uffici comunali l'hanno avuta e infatti anche oggi abbiamo sistemato 4 persone tramite servizi sociali negli alloggi messi a disposizione dall'amministrazione comunale. E gli altri? E gli altri alla nostra intimazione di andarsene hanno adempiuto. Parla uno degli occupanti della favela di via Pietri, era arrivato regolarmente a Firenze dalla Romania, disposto a fare qualsiasi mestiere, poi si è ritrovato a vivere in una baracca fatiscente con condizioni igieniche insostenibili e senza lavoro. Ho lavorato con 700 euro per una mese, senza mangiare, ho lavorato 8 ore, 10 ore. Anche muro, saldatori, contrattori con altro qualcosa. E sono tante cose che non si crede per questo lavorare. Vi può fare vedere il contratto di lavoro, mi ha fatto il primo contratto di 460, dopo ha fatto insistere di questa cosa, mi ha fatto di 640 euro. Hanno cercato di fare spesa per prendere tante cose, adesso questo contratto c'è nulla per questa cosa. E che si può fare? Dopo mi ha fatto licenziare, ha fatto, come si dire, ferie, quando è ritornato mi ha detto io non ci posso dare altro soldi. Di dov'è lei? Io sono romeno. Romeno. Io perché sono di 7 anni qui. Quindi lei ha trovato rifugio qua per un anno? Certo, sì, ha fatto rifugio per un anno. Vediamo dove posso andare dopo. Ha fatto 4 centri di impiego, tutti spero. Adesso aspetto, che si può fare? Quindi lei è regolare in Italia? Certo, sono regolare con tutti i documenti, con carta di identità sono di 3 anni e mezzo. Adesso che vi può dire? Buona giornata, signora Costa. Un'operazione più a favore dell'umanità che contro il degrado urbano, così il sindaco di Firenze Renzi ha commentato lo sgombero di questa mattina promettendo una linea dura contro questo genere di fenomeni. Io penso che nel 2010 sia inaccettabile che ci sia chi vive in quelle condizioni. Abbiamo detto a tutti e 15 le persone che stavano in quella struttura che il comune è disponibile attraverso i servizi sociali a un percorso. Quindi si sta alle regole del comune, chi vuole stare alle regole del comune ci può stare, noi non mettiamo sulla strada nessuno e contemporaneamente però abbiamo abbattuto la baraccopoli, abbiamo tolto tutto quello che c'era da togliere, presidieremo finché il privato non rescinterà e poi lì tornerà ad essere, come dire, un luogo di civiltà e non un luogo di degrado. Umanità totale,
umanità profonda, umanità rispettosa e contemporaneamente legalità in modo senza scuse per nessuno. Diversa da quella di Firenze è la situazione di Siena, dove in città i Rom sono pochissimi e alcuni di questi sono stati prontamente espulsi e rimpatriati dalle forze dell'ordine. Sfruttava la tenerezza che il suo bambino di soli 2 anni avrebbe provocato alle persone alle quali tendeva la manina per chiedere l'elemosina. La 31enne Rom espulsa oggi da Siena, dove non potrà tornare per 3 anni. La donna, residente a Firenze, era solita muoversi all'interno della Galleria Metropolitan, nella senese piazza Matteotti, chiedendo denaro ai passanti con in braccio il proprio bambino. Una situazione sociale questa che nel tempo aveva suscitato sdegno fra i cittadini, fino a quando questa mattina la questura di Siena è intervenuta denunciando la donna per impiego di minori nell'accattonaggio e rimpatriandola con foglio di via. Gli agenti di polizia l'hanno rintracciata nei pressi della galleria del centro di Siena mentre, con insistenza, chiedeva l'elemosina insieme al bambino. Una notizia questa che arriva nel giorno in cui anche Firenze ha fatto un passo in avanti nella lotta al fenomeno del degrado sociale, seppur in diversi termini. Io non commento le cose che fanno gli altri comuni, io commento quelle che facciamo noi. È un periodo nel quale spesso ci raccontano che noi pensiamo soltanto, l'opposizione ci dice che noi pensiamo alle chiacchiere, pensiamo ai discorsi, pensiamo alla politica nazionale. Io penso che questo giglio che sta dietro le nostre spalle sia il simbolo più importante di un'amministrazione che vuole tenere insieme umanità e legalità. 2 operai di 30 e 31 anni, dipendenti di un'azienda agricola grossetana, sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in località strada Monte Bottigli, nel comune appunto di Grosseto. I due non sono in pericolo di vita, stavano provando il funzionamento di un grosso torchio industriale per Levinacce e durante il lavoro avrebbero lasciato aperti gli sportelli metallici di protezione della macchina, causando il rigonfiamento e il successivo scoppio della camera d'aria interna al torchio. A Prato adesso, dove un uomo e una donna italiani sono stati arrestati dopo aver rubato la borsa di un'anziana all'interno della chiesa del Sacro Cuore. È stato un assistente della polizia penitenziaria del carcere Lado Gaia presente al furto, il primo a inseguire l'auto dei ladri in fuga. All'uomo si sono poi aggiunte le volanti della polizia, dallo stesso avvertita. Le vie del centro di Prato sono quindi state teatro di un rocambolesco inseguimento con diverse auto danneggiate dalla corsa dei ladri, che ha messo a rischio anche l'incolumità dei passanti. La fuga dei malviventi è terminata quando uno dei poliziotti ha sparato al pneumatico dell'auto dei fuggitivi. I due avevano entrambi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nell'auto sono stati anche trovati numerosi attrezzi da scasso. Un pensionato di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato sessualmente di una giovane donna con deficit intellettivi e motori. È successo a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai militari, la violenza, confermata dagli accertamenti clinici, sarebbe accaduta qualche sera fa. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'anziano allontanarsi da un circolo del paese in compagnia della ragazza. Adesso ci spostiamo ad Arezzo per parlare di politica. L'appuntamento alle urne per rinnovare il sindaco sarà la prossima primavera, ma la campagna elettorale e anche la mobilitazione per la scelta dei candidati sono già cominciate. Sarà davvero Giuseppe Fanfani a rappresentare il centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative del 2011 per il comune di Arezzo? Noi immaginiamo di sì, anche se all'interno del Partito Democratico Aretino ci sono mal di pancia e cattive digestioni, con alcuni outsider che vogliono arrivare alla scelta del candidato con il metodo delle primarie, così come fatto per la scelta del nome per la presidenza della provincia. Il partito deve ancora di fatto esprimersi ufficialmente e in questo peseranno anche gli equilibri delle alleanze. È in piena riorganizzazione il partito di Casini dopo la nomina di Lorenzo Zirri a coordinatore regionale. Confermati i capigruppo in provincia e nel comune di Arezzo, sono stati individuati anche il nuovo segretario e il nuovo coordinatore provinciale, che dovranno riorganizzare territorialmente l'UDC passando per congresso e tesseramento. Ma l'impegno clou resta per tutti quello delle amministrative. L'Unione di Centro non ha al momento contatti con nessuno per nuove alleanze.
alleanze. La presenza di Gerardo Vettese, ex esponente del PD ed ex primo rettore della Fraternità dei Laici, non è il trattino d'unione con il centro-sinistra, ma solo l'evidenza dei fatti. Il suo abbandono del progetto nel Partito Democratico dopo essere stato rimosso dalla carica. Nella sponda opposta potrebbe essere unificante il nome che circola con insistenza in questo periodo, quello di Maria Grazia Sestini come candidata a sindaco per Arezzo per il PDL. Zirri ne ha stima, ma per il momento non ci sono i presupposti per un'alleanza. Dal punto di vista personale... Weekend intenso. 400 espositori antiquari al Parco Monumentale del Prato per l'edizione straordinaria della Fiera Antiquaria di Arezzo, che coincide con la 120esima edizione della Giostra del Saracino. Un fine settimana denso e impegnativo per la concomitanza delle due manifestazioni più importanti della città. Da una parte la fiera, la cui disposizione è stata appena rinnovata, e dall'altra la giostra, mai sentita come in questa edizione. I biglietti di tribuna in Piazza Grande sono già esauriti, ne restano pochi in piedi e tutti gli altri si dovranno accontentare della diretta TV. Le tribune saranno occupate per il 20% da stranieri che hanno prenotato per tempo i biglietti per la sfida dei quattro quartieri al Burattino Re delle Indie. Tra questi molti spagnoli e americani, ma ci sono arrivi addirittura dalla Nuova Zelanda e dal lontano Giappone, ma anche dall'Austria e dalla Svizzera. Le presenze di stranieri sono in aumento e anche in questa edizione non è stato possibile accontentarli tutti. Tra gli ospiti l'attrice Valeria Rettondini, il viceconsole americano e rappresentanti dei paesi gemellati. Tutto esaurito anche per quello che riguarda gli espositori della Fiera Antiquaria, 100 in più rispetto alle passate edizioni, e che hanno già iniziato a piazzare i banchi nel Parco Monumentale del Prato. Gli attuali posti rinnovati a luglio saranno validi per i prossimi 10 anni e proprio per festeggiare questo nuovo inizio della Fiera Antiquaria il Comune non chiederà agli espositori i proventi per la partecipazione all'edizione di settembre. La città nella parte alta sarà dunque off limits al traffico, con 2 giorni di super lavoro per il personale della Polizia Municipale. Un'ultima notizia in provincia di Massa: una mandria imbufalita di cinghiali sta terrorizzando gli abitanti di Antona, un piccolo paesino di montagna, che hanno chiesto l'intervento delle istituzioni. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per l'attenzione, vi lascio con le notizie sportive.